fa un secchio a portare fortuna? Qualunque cosa può portare fortuna, Charlie. Pensa a questa pietra. Statemi a sentire. Se lo prendessi io, il secchio porta fortuna, non ci sarebbero più discussioni. Bravo, Norman. Mi sembra un'ottima idea. Ma... papà! Beh, in fondo Norman non l'ha mai usato quel secchio, giusto? Io scommetto che ne raccoglierò più di loro due messi insieme. Non credo che porti poi così fortuna. Peccato che oggi non siamo in cerca di granchi. Aspetta, ti aiuto io. Le cozze sono attaccate agli scogli, vedi? Per staccarle, basta solo ruotarle un pochino. Papà! James vuole prendersi le mie cozze! Non è vero! Oh, adesso basta, ragazzi! Vi ho già detto che dovete smetterla! Papà! Questo è davvero un secchio portafortuna! Soltanto perché papà ti ha dato anche le nostre! Oh, insomma, James, questa non è una gara. Dobbiamo lavorare tutti insieme e cooperare. Le ho provate tutte, Sam, ma non vuole proprio scendere. Povero leone. Proviamo con le pinze idrauliche. No, non oserete tagliare un povero albero innocente. Che cosa vi ha fatto mai per meritarlo? Non preoccuparti, noi non taglieremo nessun albero. Lì ce n'è un'altra. Guarda questa quanto è grande. Queste le abbiamo viste prima noi. Io sono una macchina raccoglitrice. Tu, facciamo presto. Ehi, lasciatene anche per me. Ma tu, Norman, ne hai già prese tante. Noi lavoriamo insieme. Va bene, adesso vado a cercare un altro scoglio prima che quei due li ripuliscano tutti. Ascolta, Elvis, quegli attrezzi sono molto utili nel nostro lavoro, ma non possono essere usati in qualunque emergenza. Ho capito. L'ho pulita e adesso è tornata come nuova. Però mi raccomando, dovresti farla controllare almeno una volta all'anno. Ma sei sicuro che funzioni bene? A me qui sembra proprio di sentire odore di bruciato. Oh, oh, sì, hai ragione, Bronwyn. Non me ne ero accorto prima, purtroppo. Ora non facciamoci prendere dal panico. Restiamo calmi. Come calmi? Ma come facciamo a restare calmi? Qui c'è un incendio. Allora, adesso prova a ripetere con me. Io devo restare calmo. Io devo restare calmo. Io devo restare calmo. Ma che state facendo qui dentro? Venite tutti fuori e qualcuno chiami Sam il pompiere. È tutto il giorno che corre, Sam. È vero, l'ho visto anch'io. Ora non sta correndo. Elvis. Poverino, sarà stanchissimo. Ma scusate, come avete fatto a credere che avesse corso tutto il giorno? Un incendio alla pescheria? Sembra che ci sia un bambino al piano di sopra.
Dove state andando voi due? A salvare un bambino! Ma a me non sembra un bambino. Infatti quello è l'agnellino di Wally, che ho preso per fare uno scherzo. È tutta colpa mia, mi dispiace. Tranquilla, tanto. Sara, ora ci pensiamo noi. Penny, prendi gli autorespiratori. Elvis, tu prepara l'idrante. Ora vado a salvare il bambino. Sapevo che non era un bambino. Anch'io, Mike. Anch'io. Beh, Sara, ma è comunque piccolo e vuole stare con Wally. Allora, Cridlington, come procedono i preparativi per la cena? Niente di bruciato, spero. No, ho appena messo a bollire lo stufato. Sarà pronto tra un'ora al massimo. Molto bene. La prevenzione stimola l'appetito, lo sai? Oh, e questo cos'è? Il capitano Steel! Norman Price! Fermo! Dove credi di scappare? Niente male come modello, però. Norman! Salve, Sam. Allora, come vanno le tue ultime creazioni? Malissimo. A Ponti Pandi gli aeroplanini di carta non piacciono a nessuno. Oh, fulmini fiammeggianti! Oh, il telefono! Presto! Oh. Qui pronto intervento. Che cosa posso fare per lei? Al fuoco! Al fuoco! Un incendio nella nostra cucina. Sam, la nostra cucina va a fuoco, presto! Un incendio nella nostra cucina? E com'è possibile? Chiudi subito il rubinetto del gas. Rubinetto chiuso. Elvis Cridlington! C'era un estintore proprio accanto all'uscita di sicurezza. Mi dispiace, ma non ci ho pensato. E il mio stufato? Oh! Ti era già capitato di bruciare la cena, ma non così. I pompieri dovrebbero spegnere gli incendi, non provocarli. E poi proprio nella giornata della prevenzione. Io non so come sia successo. Questa qui potrebbe essere una spiegazione. Forse quell'aeroplanino potrebbe dirci chi è il responsabile. Ah, sì, è una lettera. E c'è un nome qui. Egregio Capitano Steel. Io... Oh, egregio Capitano Steel? Allora è stato lei! No, non è vero. È stato Norman. Norman Price. Oh, mi dispiace. È stato un incidente. Stavo solo cercando qualcuno a cui piacessero gli aeroplanini quanto a me. Ho capito. Ascoltate, ora io farei due chiacchiere con il ragazzo per dargli una bella rimproverata. Buona idea, signore. Trovata! Oh, grazie, Sara. Bene, allora sembra che la gara di nascondino l'abbia vinta Norman. Andiamo a cercarlo e diciamoglielo. Sperando che si sia nascosto in un posto meno pericoloso della mia barca. Yuhu! Avete visto Norman? Non è venuto a casa per pranzo e oggi c'è il suo piatto preferito, bastoncini di pesce. Lo stiamo cercando anche noi, signora Price. Stiamo giocando a nascondino. Oh, ma non gli sarà successo qualcosa, spero. No, si sarà nascosto e sono sicura che sta bene. Oh, chiamatelo istinto materno, ma io credo che sia in pericolo. Devo chiedere aiuto e subito. Tu non crederai che sia sul serio in pericolo, vero? Io spero che vada tutto bene. Dolly conta su di noi, Sam. Lei è in mani sicure, Elvis.
Oggi Norman non è tornato a pranzo. Sembra che si sia nascosto chissà dove a Pontypandy. A questo punto io chiamerei Tom, signore. Lui avrà sicuramente una visuale migliore dall'alto. Oh, è un'ottima idea, Sam. Questo significa che la nostra esercitazione potrà proseguire come previsto. Allora, c'è qualche posto dove non avete ancora guardato? Solo la caserma dei pompieri, ma io non credo che si sia nascosto lì dentro. Sarà meglio dare comunque un'occhiata. Non parli molto, vero? Ehi, questo sembra proprio l'elicottero di Tom. Chissà che cosa è successo. Deve esserci un incendio qui intorno. Sento puzza di bruciato. Bene, signore, ho appiccato l'incendio. L'esercitazione può iniziare. Oh, magnifico! Allora diamo l'allarme. Coraggio, ora diamoci da fare, Elvis. Emergenza alla torre di addestramento. Un incendio ha intrappolato una persona all'ultimo piano. Stavolta vi serviranno Jupiter e Venus, ragazzi. E buon lavoro. Ora non preoccuparti, Dolly! Ti porteremo in salvo tra un secondo! Diamo un'occhiata alla spiaggia. Aspetti! Oh, no! Guardi la torre d'addestramento! È Norman! Aiuto! Guarda in cima alla torre, Sam! Ma quello è Norman Price! Incendio sulla montagna di Pontypandy! Sarà meglio avvertire Tom! Pronto, Tom! Stiamo arrivando! Abbiamo saputo dell'incendio scoppiato sulla montagna di Pontypandy! Sei sicuro, Sam? Comunque, d'accordo. Vi aspetto qui. Che strano. Eppure non vedo fumo. Dov'è l'incendio che hai visto? Eccolo! È laggiù! Ci sono ancora le fiamme arancioni che divampano tra gli alberi. Eh? Oh! 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 Oh, cielo! Mamma! Ma quello è solo il tramonto! Norman Price! Se tu non avessi cercato in ogni modo di spaventare tua madre, tutto questo non sarebbe mai successo. Continua così e io ti porterò subito a casa, è chiaro? Mi dispiace, Trevor. Scusa, mamma. Ti prometto che non cercherò più di spaventarti. Molto bene. Ora sarà meglio che chiami la caserma e gli dica del falso allarme. Oh, che cosa? Un falso allarme? Ehi, sentite, ragazzi! Ehi, ragazza! Falso allarme! Non c'è nessun incendio! Ripeto, non c'è nessun incendio! Era un falso allarme, Elvis. Rientriamo. Ecco l'incendio. Devo immediatamente avvertire Sam. Pronto? Pronto, Sam, sono io. Ho localizzato l'incendio. Fate presto. Sì, Tom, stiamo arrivando. Tu aggiorna immediatamente il capitano Steele. Norman Price, devo forse ripeterti che queste tue storielle non sono divertenti? No, no, non sono storie, è vero! Venite a vedere! Oh, santo cielo! Cosa ho fatto? Non avrei mai dovuto lasciare incustodito quel fuoco! Don Thomas chiama Sam! Sono appena decollato! Dove siete? Siamo sul posto, Tom! Penny, Elvis, portate gli idranti! L'incendio è troppo lontano perché si possa spegnerlo con gli idranti. Dovremo usare le pale e gli estintori. Non preoccuparti, ho già riempito il serbatoio dell'acqua. Lo spegnerò dall'alto.
meglio chiamare subito Sammy il pompiere. Oh no! È scoppiato un incendio nella foresta e Sara e James Jones sono dispersi! Un fulmine ha appiccato un incendio nella foresta e ci sono due ragazzi dispersi! Se portiamo Radar con noi, potrebbe aiutarci a trovarli. Non credo che sia il caso. Oggi è troppo nervoso. Almeno dobbiamo tentare. Vado subito a prenderlo. Adesso chiamo anche Tom. Vi aiuterà a combattere le fiamme dall'elicottero. Avanti, bello. Dai, ce la puoi fare. Bravo, Radar. Ma dove stiamo andando? Noi non siamo certo venuti passando da qui. Tu lascia fare a me. Io me la cavo meglio con l'orientamento. A questo punto non mi interessa più chi sia il migliore o il peggiore. Ci siamo persi! Sì, hai ragione. Ma adesso come facciamo a tornare indietro? Potremmo cercare dei punti di riferimento che abbiamo notato arrivando qui e seguirli. Come quella roccia, per esempio. Bronwyn, hai qualcosa con te che appartenga ai gemelli per farlo annusare al Radar? Soltanto i loro giubbotti. Coraggio, bello. Ora annusali bene. Avanti, Radar. Abbiamo bisogno di te. Noi dobbiamo trovare James e Sara. Bravo, Radar! Svelti, uscite tutti dalla porta posteriore. Così, bravi, e mantenete la calma, mi raccomando. Certo che questa è stata proprio una strada panoramica. State tutti bene? Io credo di sì. Magnifico, a questo punto non resta che fare marcia indietro e tornare sulla strada. Signor Evans, guardi! Dobbiamo chiamare subito Sammy il pompiere! Magari. Purtroppo il cellulare è rimasto sull'autobus. Adesso lasciate fare a me. Mike ha dimenticato il suo nella cassetta degli attrezzi. Oh, l'autobus di Trevor sta per precipitare dalla scogliera, ma è un vero disastro! Alla scogliera! L'autobus di Trevor sta per precipitare! Non c'è tempo da perdere, Sam! Qui i vigili del fuoco di Pontypandy a soccorso alpino. Abbiamo bisogno di te, Tom. In effetti è in una brutta posizione.
Ma per fortuna quel costone sembra abbastanza stabile. Ricevuto, stiamo arrivando. Oh, arriva Sammy il pompiere! Prego, c'è ancora qualcuno a bordo? No, Sam, siamo tutti qui. È soltanto il mio vecchio autobus che è nei guai. E anche Norman. Oh. Coraggio, ora sbrighiamoci. Elvis, il cavo d'acciaio. Allontanatevi voi. Io inizio a tirare. Sam, fa presto. La roccia inizia a cedere. Ricevuto, Tom. Oh, forse di lingotti d'oro. O magari c'è un pianoforte. Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Stai attenta, Maggie. Cosa? Senti, questo è il nostro tesoro, James. L'abbiamo trovato noi due. Sì, hai ragione. L'abbiamo trovato noi due, quindi tocca solo a noi aprirla. Vai, sbrigati, Elvis. Scusa, Sam. Sembra proprio che io non riesca più a svegliarmi in orario ultimamente. Per fortuna oggi è una giornata tranquilla. Oh, ho un'idea! Tu adesso tira da una parte e io tirerò dall'altra. Ottima idea! Pronta? Tira! Oh, va tutto bene lì! Sì, ma io avevo detto tira e non spingi! Le mie gambe sono rimaste incastrate. Oh, no. È tutto inutile. Ormai sono bloccato qui. Aiuto! Aiuto! Oh, ma è James. Aiuto! Aiuto! No! Ma che cosa ci fai là sotto? Volevamo vedere quello che c'è dentro e poi la cassa mi si è rovesciata addosso. Ma lo sapevi che poteva essere pericoloso? Papà ce l'aveva detto. No, hai ragione. È solo colpa mia, l'ho convinto io. Beh, comunque sia, l'importante adesso è tirarlo fuori da lì sotto. È inutile, è troppo pesante per noi due. Voi non sentite niente? Io vado a chiedere aiuto. No, ti prego, non lasciarmi qui, Sara. Resta con lui, andrò io a chiedere aiuto. Che cosa? Avvistata una cassa sulla spiaggia? Ticchettio sospetto! Oh, James Jones è rimasto incastrato sotto la cassa! Alla spiaggia, Sam! E alla svelta! C'è una persona incastrata sotto una cassa! Ci dirigiamo subito lì, signore. Potrebbe intanto avvertire Penny di raggiungerci subito via mare? Sì, ci penso io! Addio, giornata tranquilla. Eccoli là. Penny chiama Sam il pompiere. Dicevo, Penny. Riesco a vederli, Sam. Sono appena dietro il promontorio. Grazie, Penny. Stiamo arrivando. Aspetta, tesoro. Arrivo subito. Ti sei fatta male. Puoi camminare. Ora prova ad alzarti in piedi. Mi fa tanto male. Oh, è tutta colpa tua. Sarai contento adesso. Te l'avevo detto di tenerlo legato. Adesso chiamo papà sulla barca. Oh, ma dov'è il cellulare? Eppure sono sicura di averlo preso quando papà me l'ha dato. Non preoccuparti, tesoro. Adesso chiederò aiuto. Ma c'è Sam! Sam! Aiuto! Aiuto! Non mi sente. Rosso è il segnale se sei in pericolo. Oh, quello è Bronwyn. Oh, pensa che io lo stia solo salutando. Devo fargli sapere che ci serve aiuto.
Ma che fine avrà fatto il mio cellulare? Rosso è il segnale. Rosso è il... Bravissima! Aiuto! Aiuto! Rosso è il segnale. Rosso è il segnale. Qualcosa non va. Speriamo che Sam abbia capito. Mamma, Tenaglia si è liberato. Non risponde. Ora sarà meglio che chiami il pronto intervento. Oh, no! Bronwyn è nei guai. Chiamo subito il soccorso alpino. Tranquillo, amico. Voglio dire, signore, li troverò. Tenaglia, ma che cosa ci fai qui? Tenaglia, dove corri? Posso atterrare qui? Chiederò appoggio! Sta per te, salvi il pompiere subito! Incendio al supermercato di Dilis? Incendio al supermercato di Dilis! Sam! Ha chiamato la signora Price! E c'è anche un uomo in mare nella baia? Aspetta, Sam! Che succede? C'è un altro allarme! Sembra che ci sia un uomo in mare nella baia! Ci mandi Penny con la lancia! Sì, buona idea, Sam! Penny? Vado subito, signore! Incendio di natura elettrica, quindi dobbiamo prima di tutto togliere la tensione da quella parte. Vado subito! Tranquilla, l'incendio è stato spento ed è tutto sotto controllo. C'erano troppe spine su una sola presa, ecco dov'era il problema. Elvis ha ragione, Dilis. Devi sapere che è molto pericoloso sovraccaricare le prese. Bisognerebbe sempre evitare. Io ho provato a dirtelo che c'erano troppe luci, ma tu hai continuato ad insistere e insistere ancora. Scusa, mamma. Guardate chi stava nuotando nella baia! L'uomo in mare era proprio Babbo Natale! Oh, evviva! Avrò anche perso tutte le decorazioni, ma almeno ho ritrovato il mio stupendo Babbo Natale! Adesso me lo riprendo perché voglio metterlo sul tetto! Sul tetto? Ma scusa, quei pupazzi non andrebbero messi in giardino? Che cosa ti avevo detto, Norman Price? Ma dai, mamma! Norman Price? Io credo sarebbe il caso che Babbo Natale ci aiutasse a ringraziare questi vigili per quello che hanno fatto per noi. Sorridi, Norman. Sei stato gentile a regalare il tuo gonfiabile per la caserma. E per ringraziarti ho preparato queste tortine natalizie per te. Sì, Norman. Sei stato molto gentile e così tutti in città potranno vedere Babbo Natale. Sì, ecco, non vorrei essere egoista. Oh, Norman. Ma perché non mi hai ascoltato? Io volevo soltanto prenderla per vincere la gara! Oh, papà, papà, stiamo imbarcando acqua! Deve esserci una falla! Ah, ci mancava solo questa! Una
Charlie deve essere nei guai. Sarà meglio che chiami Sammy e i pompieri. Oh, santo cielo! Charlie è in difficoltà con la sua barca. Soccorso in mare! La barca di Charlie è in difficoltà, in barca acqua, e sembra che ci siano anche dei bambini a bordo. Adesso andremo a fondo! Aiuto! Aiuto! Abbandonare la nave! Basta, devi cercare di calmarti, Norman. La prima regola in mare è evitare il panico. Dai, adesso respira a fondo. Guardate, ecco Sam e Penny! Sam! Penny! Norman, respira a fondo, ho detto. Scusi. Ti sono feriti? No, però la barca ha una falla. Comunque è tutto a posto finché continuo a pompare fuori acqua. Bene, adesso venite, ragazzi. Sara... James? No, Norman. Tu resta a bordo e aiuta Charlie. Cosa? Ma non... va bene. Allora resto. Grazie, Norman. Bel lavoro, ragazzo. Adesso ti prendiamo a traino. Ma dovremo guidare insieme quel balenottero verso il mare aperto, d'accordo? Sì. Norman e io ce la caveremo, vedrete. Un incidente sulla spiaggia! C'è stato un incidente sulla spiaggia! Ci vorrà la guardia costiera! Prendi la lancia con Penny! Cosa è successo, Charlie? Ciao, Sam. Ecco, niente di serio. Ho solo urtato uno scoglio e sono caduto in acqua. Sono rimasto impigliato in una nassa, ma posso farcela. Oh, no. Adesso mi tuffo a dare un'occhiata. Certo dovevi andare veloce quando hai urtato contro lo scoglio. Non lo so. Io volevo solo fare l'eroe. Lo vedi? Il tuo eroe è in TV. Io mi sento così in imbarazzo. Mai quanto me, quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno. Aspetti, adesso viene la parte migliore, guardate. Saluti da Norman Man, sono un eroe anch'io. Norman!
E con questo Sam ha fatto 3 salvataggi in un solo giorno. Ma quella è la mia tenda del bagno, Norman! Norman! Andiamo, adesso smettila di girarmi intorno e torna immediatamente da dove sei venuto. Sciò! Forse gli hai dato troppo da mangiare, Tom. Sciò! Non è possibile, sei tornato! Evidentemente si trova molto bene qui. E poi tu non salvi solo le persone, giusto? Bravo, Tom! Aiuto! Aiuto! È tutto inutile, Mandy. Non può sentirci nessuno da qui. E se chiamassi Charlie? No, è troppo lontano, Mandy. È impossibile che ti senta. Aiuto! Aiuto! Radar? E chi c'è con lui? Oh no! Qui pronto intervento, che cosa posso fare per lei? La prego, è un'emergenza! Chiamate subito Sam il pompiere, per favore! Norman Price precipitato sulla scogliera! Questa è una missione per il soccorso alpino! Io prendo l'elicottero, Sam. Ci vediamo lì. Tranquillo! Norman, adesso tu dovrai fare molta attenzione a tutto quello che ti dirò, d'accordo? Va bene! Pronto, Tom? Qui ci servirà una doppia imbracatura. Ricevuto! Tieniti pronto, la sto già calando! Dammi a sentire, Norman! Adesso io ti passerò un'imbracatura! Ora devi farla scivolare sopra la testa, in modo che ti finisca sotto le ascelle. Io ho capito, Sam, ma lei si occupi di radar, per favore, d'accordo? Norman! Adesso devi indossarla come ti ho spiegato, hai capito, Norman? Mi dispiace, io pensavo di sapere quello che facevo, ma non era così. Non importa, sta tranquillo. Tiraci su, Tom! No! Mike! No! Oh! Oh, ferma! Oh, 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 oh. Portiamolo sulla collina! Ti ho portato qualcosa da... Manichino! 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 Ma dove sei? Allora? Pronti? Via! Visto? È perfettamente sicuro! E adesso tocca a me! Ma è andato a finire contro il muretto, Norman! Questo perché i manichini non sanno frenare! Mi dispiace!
dispiace, Trevor. Stamattina avevo messo dei grossi cunei sotto le ruote e non riesco proprio a capire che fine abbiano fatto. Allora, pronti? Via! E adesso ecco Norman Price che va in testa alla corsa! Norman, stai attento al muretto! Norman, usa i freni! Quali freni? Aiuta! Norman! Sono sicuro che tornerà. Perché non metti fuori la sua ciotola? Leone! Leone! Vieni, tesoro, qui c'è la tua ciotola. Oh. Si sarebbe perso e che sarebbe tornato a casa. Ma non è vero. Non avrei mai dovuto lasciarlo da solo. Oh, Sara, non dobbiamo arrenderci. Leone è scappato altre volte, ma è sempre ritornato. Coraggio, adesso andiamocene a casa. Sta tranquilla, piccola. Magari è già lì che ci sta aspettando. Guarda, una moneta! Io vorrei tanto che Leone tornasse. Ti prego. Leone! Mamma! Mamma! Ha funzionato! Ha funzionato! Leone è nel pozzo! Leone! Presto, mamma! Chiamo subito Sammy il pompiere! Oh, Leone nel vecchio pozzo! Oh, oh. Sembra che Leone sia caduto nel vecchio pozzo! Avverta il soccorso alpino, signore. Dica a Tom di raggiungerci sul posto. Sono felice di vedere che il soccorso alpino si mobilita anche per un gatto. Ma certo, Bronwyn. Pensavo che lo sapessi che noi non ci occupiamo soltanto delle persone. Eccoli là, Penny. Ciao, Tom. Adesso avremo bisogno del tuo verricello. Non c'è problema. Bene, Tom. Ciao, tesoro. James e Sara sono appena scesi in cantina. Come stai oggi, Leone? Oh, non è colpa mia! Ma dove avrò messo l'accendino? Senza, non posso fare niente. Aspettate! Andy! Leone è scappato di nuovo! Noi pensiamo che possa essere tornato qui. Ma io non l'ho visto. Forse Leone si è nascosto in laboratorio. Andiamo a controllare. L'ho trovato. Ci siamo, ragazzi. No, non deve iniziare. Vai a dirglielo, Mandy. Non posso. È proibito oltrepassare.
passare il nastro, è la regola! Ma che cos'è più importante per voi, leone o una regola? Leone! Papà! Papà! Aspetta, papà! Torna di là, Mandy, e subito! Oh, ma... Fa come ti ho detto, è pericoloso! Vado subito a chiamare i pompieri. Un incendio a casa dei Flock. Oh no, i fuochi d'artificio. Oh. Ops, un'altra volta. C'è un incendio dai Flock. Io credo che sia a causa dei fuochi d'artificio. Elvis, Sam, prendete il Jupiter. Io vi seguirò dalla sala controllo. Ora ci penserò io. Qui pronto intervento. Che cosa posso fare per lei? Oh, Helen e Penny disperse sulla montagna di Ponti Pandi. Sam, porta Radar con te. Sì, signore. Andiamo, Radar. Oh, avverta il soccorso alpino e dica a Tom di raggiungermi subito dai Flood con il fuoristrada. Ci penso io. Dobbiamo organizzare le ricerche. Se Radar fiutasse qualcosa di Helen, poi potrebbe condurci da lei. Tu sai dirci da quale parte sono andate, Mike? Mi dispiace, Tom, io continuo a pensarci, ma non me lo ricordo proprio. Oh, ecco, questo dovrebbe essere suo. Chiuda qui, Radar. Ora trova Helen. Ma la montagna di Ponti Pandi è da quella parte. Lo so. Chissà dove ci sta portando. Noi stiamo cercando Penny e tua madre. Radar ha fiutato la maglietta di tua madre e ci ha portati dritti qui. Ma quella non è una maglietta, è un vestitino ed è mio. Oh, come hai fatto a dare a Radar il vestito sbagliato da annusare? Oh, mi dispiace, io veramente non ricordavo che fosse il tuo. Questa è sicuramente della mamma. Aspettate, adesso ricordo, sì, ecco, Helen stamattina ha detto che sarebbe andata a fare una bella passeggiata in collina. Coraggio, Radar, ritrovale. Ti va di andare un po' sullo skate oggi?
Mi dispiace, Norman, ma ora voglio stare con la mamma. È la sua festa, non lo sai? Tu oggi hai fatto qualcosa di carino per tua madre? Certo! Le ho dato una scatola di cereali. Norman, ora penserà che non ti importa niente di lei. Guarda, Mandy mi ha costruito questo stupendo portacarte. Pensa, ne stavo facendo uno anch'io. Solo che poi non sono riuscito a finirlo. Se vuoi, posso aiutarti io adesso, Norman. No, grazie. Tanto non sarebbe venuto bene. Allora potremmo fare qualcos'altro per tua madre, magari in laboratorio? Oh, ma allora che si fa con lo skate? Non mi sembra che tua madre sia tipo da andare sullo skate. Oggi c'è il piatto speciale per la festa della mamma. Dovresti assaggiarlo. L'idea è molto buona, Charlie, ma mia madre ha 72 anni e vive all'estero. Non ce la farebbe mai a venire a cena qui stasera. Vediamo, potresti farle un appendiabiti da muro. No, grazie. Allora, uno sgabello? No, grazie. Non ci sarebbe una cosa più semplice? Oh, ho trovato! Posso usare questo? D'accordo, ma che vuoi farci? Ecco, questo è un portacandela. Alla mamma piacerebbe tanto un portacandela. Ah, bene, ma forse sarebbe il caso di fargli una base un pochino più stabile, come questa. Guarda qui. No, grazie, va bene così. Questi falsi allarmi ci fanno sprecare tempo prezioso. Che cosa sarebbe successo se oggi ci fosse stata un'altra emergenza? Lo so, signore, lei ha ragione, ma qui c'è stato davvero un equivoco. E poi è meglio andare sul sicuro. Sì, questo è certo. Oh, guardate là, Elvis! Via la corrente ed ora l'estintore. Oh. Scusa, Penny. Quello era il tuo toast. Oh, santo cielo. Ciao, Norman. Lo sapevi che alla trattoria del pesce intero oggi c'è il menù per la festa della mamma? Forse potresti portarci tua madre. Non c'è bisogno. Io le ho già fatto un regalo, vedi? È vero. E questo cosa dovrebbe essere? Ma è un portacandela, è evidente. Davvero? Beh, forse ti saresti potuto impegnare un po' di più, lo sai? Ciao, mamma. Guarda, ti ho fatto un regalo per la festa della mamma. Oh, Norman. È simpatico. Ti piace? È un portacandela. Oh, ma sul serio? Grazie, sei un vero tesoro. Ricordale la cena alla trattoria del pesce intero. Oh, Trevor, volentieri. No, io dicevo a Norman per la festa della mamma. Grazie, ma io ceno ogni sera con mia mamma. Norman, prendimi il telefono. Non posso, mamma, io non voglio essere mangiato. Oh no, allora usa il rilevatore di fumo. Non sarà un incendio, ma è sempre un'emergenza. Rompi il vetro. Ma come, mamma? Guarda quanto siamo lontani. Hai ragione, prova a tirargli qualche cosa. Se avessi qui il mio pallone potrei anche farcela. Eccolo là, è dietro il bancone. Oh. D'accordo, adesso farò del mio meglio. Ma purtroppo ho solo un tentativo. È di nuovo il supermercato di Dillis. Ma non è possibile. Si tratta sicuramente di un altro falso allarme, Sam. Adesso Norman Price sta davvero esagerando. Oh no! Sam il pompiere stavolta non verrà. Penserà che voglia prenderlo in giro e finirò mangiato dal lupo proprio come il bambino di quella storia. E anche io. Mi dispiace tanto, mamma. È soltanto colpa mia. L'ho fatto scattare io prima e l'ho fatto solo per riavere il mio pallone. Oh, Norman! Oh, è Sam! È arrivato Sam! Attento! O cadiamo tutti e Norman due! Norman Price, dovresti vergognarti di... Che cosa ci fate lassù? C'è un lupo qui dentro! Guarda, è dietro il bancone! Sul serio! Non è uno scherzo stavolta! Ma quello non è un lupo, è una volpe. E credo sia anche ferita, oh poverina. Prendi la pinza, Elvis. Oh, Sam, avevo così paura, credevo che non sarebbe più venuto. Noi rispondiamo sempre alle chiamate d'emergenza, anche quando le riteniamo falsi allarmi. Non preoccuparti,
Io non voglio farti del male. Ecco fatto. Adesso fascerò per bene la ferita e si rimetterà in un paio di giorni. Sam! Che c'è, Norman? Ecco, volevo solo chiederle scusa. Prima sono stato io a far scattare l'allarme. Sì, lo so. Sei stato bravo ad ammetterlo. Sta attento, Norman! Io credo che da oggi in poi non griderà mai più al lupo. Beh, forse... Ho capito. Allora chiamami quando sarà pronto. James! Norman, venite fuori! Andiamo via o resteremo intrappolati qui dalla marea! Abbiamo bisogno d'aiuto! Forse mi vedrà qualcuno dagli scogli. Sapevo che non c'era nessun dinosauro. Ti sbagli. È che sono molto bravi a nascondersi, tutto qui. James, guarda! C'è l'acqua! Siamo in trappola! Sì, li ho visti un paio d'ore fa. Io credo che stessero andando alla spiaggia. Beh, non sono ancora tornati. E la marea sta salendo. Devo chiamare subito Sam il pompiere. James, Sara e Norman scomparsi? Oh, santo cielo! James, Sara e Norman sono scomparsi! Sono stati visti l'ultima volta sulla spiaggia! Avverta il soccorso alpino, signore! Tom li cercherà dall'alto e Penny ed io faremo lo stesso dal mare! Sara su uno scoglio a 500 metri dalle scogliere di North Bay. Grazie, Tom. Ora la vediamo anche noi. Salta su, Sara. Ecco fatto. Dove sono Norman e James? Sono entrati nella grotta e poi non li ho più visti uscire. Il resto della grotta è allagato, Sam! Aiuto! 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 James, guarda! Lì c'è qualcosa che si muove nell'acqua! Ah, deve essere un mostro marino! Ma Norman, non ci sono mai stati! Penny! Salve, ragazzi! Norman, ritorna qui, è solo Penny! Io lo sapevo! Tranquilli, ormai siete al sicuro. Vi porterò io fuori. Ma da che, qui. Che ne sarà di me? Tornerò subito, Norman. Tieniti a me, James. Ehi, è fredda l'acqua. Non pensarci, pochi secondi e sarai in salvo. La marea sta iniziando ad abbassarsi. Questo è un buon posto per sotterrare le mie monetine. Per il capitano Steele sarà un gioco da ragazzi ritrovarle. Oh, ecco che arriva Jupiter. Andiamo a vedere... Sam! Oh, ecco, è intrappolato dietro quelle rocce. Vai, Radar, devi trovare James. In questo modo capiremo esattamente qual è la sua posizione e potremo così tirarlo fuori senza rischiare altre frane. Bravo, Radar! Va tutto bene, James? La frana non mi ha colpito. Sono solo intrappolato dietro tutte queste rocce. Penny, prendi quel telone che abbiamo nello Jupiter. Dovremmo fare a James una specie di riparo nel caso ci fossero altre frane. D'accordo, Sam. Sono felice di vederti qui. Grazie, signore. Oh, buongiorno, Sam! Ecco fatto. Allora,
James, è tutto a posto? Stai bene? Grazie, Sam, e anche a tutti voi. Io sarei dovuto stare lontano dalla scogliera, come mi aveva detto lei, Capitano Steele. Lo sai, oggi sei stato fortunato. Ma perché sei venuto a scavare proprio qui? Io cercavo qualcosa per il compleanno di mia madre, ma ho trovato soltanto questa lattina. Avrei tanto voluto regalarle qualcosa di speciale. James Jones, vederti sano e salvo è tutto quello che voglio. Senta, Capitano Steele, adesso che cosa ne direbbe di fare un ultimo giro alla ricerca di monete preziose? Io ne ho abbastanza di metal detector per oggi. Oh, la prego, signore, soltanto un altro giro. Oh, e va bene, andiamo, Cridlington. Oh, adesso guarda che faccia farà quando scoprirà il mio salvadanaio. Oh! Presto, ragazzi! Venite a vedere! Trovato qualche cosa di interessante, signore? Oh, ma certo! Monete antiche! E sono un intero sacchetto! Io ho sempre saputo che le avrei trovate! Ed ecco. Quello qui. Non mi sembra affatto il tuo salvadanaio, Elvis. Lo so! Gran bel lavoro! Complimenti, signore! Avanti, andiamo, Radar! Venite! Signore, può prestarmi il suo metal detector? Signore! Ma dove avrò sotterrato il mio salvadanaio? Qualcuno vuole un tè freddo? Oh, grazie! Ma che splendida idea! Ecco, è stata di Sam, in realtà. Lui è il cervello e io solo la bellezza. Oh, scusa, Tana! Molto rinfrescante, Elvis. Devo confessarti che mi sorprende molto che non ci siano chiamate con questo caldo tropicale. Sam, oggi il sole picchia davvero forte. Non c'è dubbio, signore. Ecco fatto. Ormai ho quasi finito e non ho neanche una goccia di colla sulle dita. Oh! Oh no! Ehi, mamma! Mamma! Stupida colla! Mamma! Sì! Oh, ma questo da dove viene? Quella è la stanza di Norman. Sarà meglio che chieda aiuto. Oh, un incendio sopra il supermercato di Dillis? Oh. Attenzione! Un incendio sopra il supermercato Cat Price! Voglio una mobilitazione generale! Aiutarmi di nuovo? Adesso si sente uno strano rumore di sirene. Presto, ora dovresti lasciare l'edificio nel caso l'incendio si diffondesse. L'incendio? Quale incendio? Norman, allontanati da qui, alla svelta! Non posso, Sam! Sono rimasto incollato alla porta! Ho capito. Allora vediamo. Penny, va a prendere un cacciavite. Dobbiamo smontare il pomello. Vado subito, Sam! Queste viti sono arrugginite, non vengono via! Allora stacca tutta la porta! Ecco fatto! Io ho finito, ci vediamo più tardi! Devo andare da Maggie! Cerca di tornare in tempo per fare la seconda lavatrice, Norman! Ha ha ha!
Buongiorno, Elvis! Buona giornata! Buongiorno, Dilys. Mi serve uno spazzolone. Questo rumore, lo senti anche tu? Oh, certo! Sembrerebbe come una cascata. O forse... la lavatrice! Oh, se fossi io l'infermiera, a quest'ora starei facendo il corso e non starei qui a stirare tutta questa roba! Sì, dottore, ha ragione! Questa maglietta effettivamente ha un serio attacco di bottonite e io ho paura che dovrà essere operata al più presto! Infermiera Flood, pronto soccorso! Helen? Che ti è successo alla voce? C'è Mike lì? Sono io! Oh, Mike! Vieni subito! Norman mi ha rotto la lavatrice! Non dire altro, Dilys! Eccomi, sto arrivando! Ah, lo sapevo che avrei avuto da fare! Elvis, che stai facendo? Sto provando il mio nuovo spazzolone. E comunque sappi che d'ora in poi camminerò solo in avanti, così non ci saranno altri incidenti. No, però ci saranno le impronte. Eh? Ma perché deve essere sempre tutto così complicato? Qui purtroppo c'è bisogno di una nuova cinghia, Dilys. Devi averla sovraccaricata. Non sono stata io, è stato Norman. Ecco perché non gli chiedo mai di aiutarmi. Ciao, Dilys. Salve. Salve, Mike. Norman! Che c'è adesso? L'ho fatta la lavatrice. No, tu hai solo rotto la lavatrice. Oh, spero sarai contento. E adesso dovrei chiedere gentilmente a Mike se possiamo usare la sua. Cosa? Ma io... Divertiti, Norman. Chissà se Sara e James vorranno fare skateboard. Cara, Mike, lascia che ti aiuti. No, te lo ripeto, stasera farò tutto io. Voi non dovrete fare nient'altro che divertirvi. Certo che hai scelto il giorno peggiore dell'anno per dare una festa in giardino, Mike. Non vuole proprio smettere di piovere. Cos'è successo? Oh, è andata via la corrente ed è tutta colpa di questo brutto temporale. Tranquillo, vedrai che ripareranno subito il guasto. Le torce, sì, qui ci vogliono delle torce. Aiuto, aiuto! Non si preoccupi, signore! A me non piace il buio! Ah! Il mio povero naso! Ho paura di esservelo rotto! Aspetti, mi faccia vedere! Oh! Aiuto! Oh, ero in cucina! Non stavi cucinando niente, vero, Dilys? Perché è importante staccare tutto quando va via la corrente. No, stai tranquillo. Oh, speriamo che la luce torni presto. Io ho paura del buio. Oh! Norman Price! Oh, non si può neppure suonare la chitarra elettrica senza elettricità. No, e non possiamo neanche cuocere le nostre salsicce. Questo è un vero e proprio disastro. Oh, ha smesso di piovere! Allora possiamo andare fuori. Io accendo il barbecue, così potremo almeno cuocere le salsicce. Ti aiuto io. Tu non pensarci neanche, te l'ho già detto. Allora, vediamo. Ci serviranno i tovaglioli di carta per mangiare le salsicce con le mani. Oh, pronto! Oh, ciao, Penny. Vuoi parlare con Helen? Sì, sì, te la passo. Dimmi, Penny. Mi dispiace disturbarti, ma il capitano Still si è fatto male al naso. Si è fatto male durante il blackout. Scusate, mi dispiace, ma dovrò assentarmi. Purtroppo il capitano Still ha sbattuto il naso. Voi divertitevi intanto. Ah, era ora. Bene.
E adesso possiamo provare il rilevatore di fumo. Ah, ecco fatto, Dilys. E ha smesso di piovere. Le cose si mettono per il meglio. Hurra! A questo punto possiamo di nuovo fare la festa e cantare la canzone in giardino. Allora, non è rotto, ne sei sicura? Ma certo, eh! L'allarme inizia a suonare. Sam sa sempre cosa fare. Se nei guai ti caccerai, sempre Sam tu troverai. Su forza chiama Sam!